Idea Web con Riccardo Milani, mister della Savigliarese. Siamo a commentare il successo della tua squadra per 1-0 sul Pedona nella seconda giornata di campionato. Mister, una partita difficile, molto intensa. Dalla partita come l'hai vissuta? Come hai detto giustamente, è stata una partita molto molto difficile. Lo sapevamo, è una squadra molto fisica, una squadra che combatte su ogni pallone, una squadra che non ti lascia ragionare. Sono agguerriti e quindi è stata una battaglia dall'inizio alla fine, tant'è che fino a quando non ha fischiato per 3 volte consecutive non sapevamo se saremmo riusciti a portare a casa il risultato pieno. Ecco, sicuramente al di là dell'espulsione che ha lasciato il Pedona in 10 per quasi tutta la partita, la tua squadra in qualche modo ha retto molto bene difensivamente, pochi i pericoli corsi, sicuramente un punto di forza del tuo 11. Sì, sono contento di questo aspetto, ripeto, dobbiamo migliorare alcune fasi, soprattutto in fase di non possesso. Riusciamo a creare diverse occasioni, mi sembra di aver visto collaborare molto Ambrosino, Santa Rosa e Tommy Sacco, li ho visti giocare molto insieme, stanno crescendo anche gli interni di centrocampo, abbiamo ancora molti margini di miglioramento e spero che insomma, in tempi non troppo lunghi si possano vedere. Ecco, sicuramente una Savigliarese che si candida ad un ruolo da protagonista anche in questa stagione, sicuramente la rosa a tua disposizione è di livello assoluto per il campionato. Noi abbiamo tanti ragazzi giovani interessanti, ho già detto diverse volte, mi sembra di ripetermi un pochettino, però abbiamo dei ragazzi giovani molto interessanti, abbiamo i giocatori più esperti che sanno guidarli, che li aiutano, che li sostengono e per me è fondamentale questo. La rosa non è lunghissima come rosa numerica, però ha tanti giocatori giovani di valore e speriamo di poterli inserire gradatamente per poter trovare anche nuove alternative.